che la differenza l'abbia fatta la nostra pazienza su tanti palloni. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo resistito, anche se loro comunque stasera hanno difeso molto, hanno difeso bene, e questa è stata la cosa che ci ha contraddistinto nella nostra testa, sempre di non mollare e di pensare sempre alla palla dopo. Non importa se al primo corto non andava giù la palla, ma era la continuità quella che poteva fare la differenza. Stasera l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa un altro tie break, il modo giusto per iniziare il 2022, quindi che dire, siamo contenti. Allora, MVP, un bel riconoscimento, soprattutto stasera non era così scontato. Sei soddisfatta della tua partita? Sì, sono soddisfatta, però voglio dire che questo MVP io lo darò dopo ad Alice De Gradi, perché stasera se lo merita lei. È rientrata da un periodo buio, non è facile affrontare comunque questi periodi per noi giocatrici, avere sempre infortuni, e penso che stasera è stata bellissima averla in campo, ha dato il massimo, e quindi questo dopo lo darò a lei perché gli voglio bene e se lo merita. Grazie.